Trevigiani quinti in Italia per multe da pagare, 125 euro per ciascun patentato nel 2013, che poi altro non è che l'ammontare totale delle sanzioni, 6 milioni e 900 mila euro, diviso per gli abitanti muniti di documento di guida. A far emergere il dato, l'indagine pubblicata dal Sole 24 Ore. Parma in vetta alla classifica con 141 euro pro capite, Treviso primo capoluogo del Veneto, ma tra i primi 10 a livello nazionale ci sono anche Rovigo e Venezia. Se qualcuno sbaglia è giusto che paghi, però delle volte secondo me sono dei veri e propri agguati. C'è della gente, anche a me è capitato, delle volte così, multe che io non credevo di meritare, tutto qua insomma. Treviso è una città rispetto alle altre decisamente più disciplinata, è chiaro. Comunque devo dire che molti se lo meritano, soprattutto per come guidano in questa città. Ricordatevi di utilizzare le frecce, perché veramente non se ne utilizzano più. E anche gli automobilisti sono un po' disciplinati, però anche queste multe sono abbastanza care, potrebbero magari rivedere un po' anche le multe. Per me non è normale, è troppo alta, troppe multe. Probabilmente corriamo troppo noi trevigiani, probabilmente non rispettiamo molti limiti di velocità, né tantomeno le regole del codice della strada. Questo lo vedi di notte soprattutto, ma anche in tarda serata. Probabilmente dovremmo diventare più disciplinati, forse hanno ragione. Trevigiani tartassati, colpa principalmente degli autovelox in tangenziale, spiegano dal comune, responsabili del 75% delle sanzioni, elevate il più delle volte però a viaggiatori di passaggio. Solo il 5% è trevigiano. Per questo l'assessore al bilancio di Cassugana, Alessandra Gazzola, si dice perplessa sui criteri di compilazione della classifica. Semmai, aggiunge, valeva la pena sottolineare che nel 2013 il comune è riuscito a riscuotere oltre il 68% delle sanzioni, dato, questo sì, che il resto d'Italia può invidiare.